Enrico, ti aspettiamo a Lago Pesole. Fedez, devi venire a Lago Pesole, perché la tua vena artistica certamente l'hai ereditata dal nonno, che è stato il precursore del ballo liscio. Era l'unica persona in paese già 60 anni, 70 anni fa, che ballava il tango figurato, lo faceva alla perfezione. Quindi la tua vena artistica viene da Lago Pesole, e quindi questa tua visita ce la devi. Ciao Federico, sono Marcella, ti ricordi di me? Ti ricordi di questa casa? È vero che sono tanti anni che non vieni, però Lago Pesole ti aspetta. Se vuoi ti aspetta anche la pizza di zia Rinuccia e la ciambella. Ciao Fede, ci vediamo a Lago Pesole. Federico, ti aspettiamo a Lago Pesole. Federico, ti aspettiamo a Lago Pesole. Federico, ti aspettiamo a Lago Pesole. Tornate sereni, chiedi a tua nonna. 3, 2, 1. Ciao Federico, ti aspettiamo a Lago Pesole. Federico, ti aspettiamo a Lago Pesole. Dai, diglielo. Bene. Fedez. Fedez. Ciao. Posso andare? Fedez, ti aspettiamo a Lago Pesole. Federico. Vieni a Lago Pesole, ti aspettiamo tutti, con tanta ansia, tanti tanti saluti. Se non ti ricordi sono il papà di Luca. Ciao Federico. Federico, non ti aspettiamo a Lago Pesole, vieni, ti aspettiamo noi. Federico, ti aspettiamo a Lago Pesole, vieni presto, anche la bimba. Federico, io sono Leo Pace, sono nella scuola dove ho studiato con tuo padre. Tutti i cittadini di Lago Pesole e della Basilicata ti aspettano con piacere qui nel luogo dove ha avuto origine la tua famiglia paterna. Ok, ciao Fede, ti aspettiamo a Lago Pesole.